Senti, Giovannino riceve un premio alla carriera, mi è già preoccupato di gira gli occhi. Ecco, come cortesia, mi potresti realizzare un video messaggio e per favore farlo commuovere. E lui mi ha risposto, Giovanni non si commuove neanche con le bombe. Ecco a te, il video messaggio. Ha ragione, questo glielo ho fatto credere per 15 anni, non diciamo la verità. Deve partire credere che io sia un lui. Lancia Scarpelli dove sostenevano che gli sceneggiatori insieme devono litigare. Io voglio iniziare proprio oggi con questo video e dicendosi una cosa che non ti ho mai detto. Una volta ho chiesto a Ceccherini se volesse più bene a me o a te. E lui ha detto io voglio più bene a Valeria Solanino. Non rinuncia mai alle battute, è un quinto. Abbiamo fumato qualche canna insieme un pomeriggio, sono sicuro che con la scusa di andare a giocare a tennis sono andato a vedere un film di Virzì e lei ha detto, perché me l'ha detto Cecchinini, che Virzì è molto più bravo di mio marito Giovanni. Ti saluto Giovanni. Sono felice di aver iniziato proprio questo nuovo corso tra me e te, e cioè litigare insieme di interposta persona, in questo caso della Bugliani, che mi ha costretto a fare questo video, dove ha detto: mi raccomando, fallo commuovere, non ti conosce abbastanza, non sa che non ti commuovi se non vedendo quel pulcioso di carne che ti guarda con quegli occhi, come solo lui ti guarda nel mondo con quegli occhi innamorati, e basta, solo carne. Ti saluto e ti ringrazio perché frequentandoti non ho imparato. I comici per una risata e un applauso soppellirebbero la madre, posso dirlo. Sono andati perché c'è un'altra stanza. Credo tutto sommato di dovergli per forza voler bene a Peraccioni, perché 15 anni di pomeriggi passati insieme a sparare cazzate che non sono state messe nei film, e alcune sono state messe nei film, legano chiunque, per cui è chiaro che ogni volta che lo vedo, ora era un po' di tempo che non lo vedevo. Una volta che lo vedo penso sempre, a me mi fa ridere anche se è ingrassato, perché effettivamente sta ingrassando un po', però anche un po' pingue mi piace lo stesso, c'ha quella sorta di faciosità che lo rende veramente molto molto simpatico. Per quanto riguarda Ceccherini, che è la disputa tra me e lui del sentimento, io so per certo che Ceccherini vuole più bene a me, però questo non glielo dirò mai.